Allora, ciao a tutti cari amici, io sono Antonio Ornano, benvenuti a questa iniziativa meravigliosa Genoa Forever e io sono qui oggi perché ho fatto un po' una scommessa con degli amici, c'è una partita che mi è rimasta nel cuore, una partita rimasta nel cuore di tutti i grandi tifosi genuani, che è ovviamente Liverpool-Genoa. Stiamo parlando di una partita straordinaria, ok? Una partita epocale, cioè forse mi pare che sia stata la prima volta che una squadra italiana abbia vinto ad Anfield Road e perciò io a mio modo mi piace rivivere quelle emozioni insieme a voi e mi piacerebbe perlomeno ricommentare insieme ai nostri amici gli highlights di quella meravigliosa serata. Allora ragazzi, io seguo voi, dobbiamo commentare la mia partita del cuore. Questa partita è Liverpool-Genoa, Diana, sì. Te la ricordi? È una partita vecchissima. Sì, mi ricordo. È una partita storica. Adesso chiediamo al nostro amico regista di mandarci le immagini e la commentiamo tutte e tre insieme, ok? Ok. Voi... Eccoci qua, le vedete le immagini? Sì. Allora non so se vi ricordate i calciatori, però quelli ero abbastanza piccolino, anche se sono vecchi. Ma non ho giocato, vecchi forse. Eh sì, questa era il Genoa, questo allenatore Osvaldo Bagnoli, un uomo straordinario che aveva vinto lo scudetto con il Verona. Questo... Ma, scusami, ma vi piace quel cappotto, quel colore di quel cappotto? Diana, tu che sei una donna che... hai più gusto, cosa ne dici di quel cappotto lì? L'hai visto quel colore lì? All'epoca andavano di moda i cappotti color cammello. Sì. Eccolo qua il gol, questo è il gol di Pato Aguilera, che era un calciatore. Lo vedi, adesso faceva questo balletto, ogni volta che faceva gol, c'è il balletto, Leo. Guarda, adesso lo vedi bene, adesso si vede bene, Diana, guardalo. Ma scusate, ma Leo, guarda questo portiere straordinario. Adesso purtroppo prendiamo gol. Ci fanno gol. No, qua ci hanno fatto gol, non poteva farci nulla il portiere. Perciò qui c'è il gol del pareggio del Liverpool con Jan Rush, che c'era il baffetto da Spardiero, capito? Il baffetto, vedi, quello col baffino. Il baffetto Jan Rush. E da qua in poi abbiamo sofferto. E l'allenatore del Liverpool si chiama Graham Souness. Questo è il secondo gol. Guarda il secondo gol. Guarda il secondo gol. Tu. Okay. Tu. Secondo gol. Vedi che tutti esultano, vanno in panchina. E quello è Skouravi che dà la palla ad Eragno e quando si trova di fronte al portiere la passa al Pato Aguilera. Guarda qua, guarda che parata, hai visto? Hai visto come se ha fatto una parata incredibile. Una parata pazzesca. Hai visto? Sembra Siri, guarda, difficilissima sta qua, Questa è la più difficile. Ma guarda anche questa. Tu. I giocatori quando giocano sono stanchi, vero? Sì, alla fine, poi soprattutto dopo una partita come questa, Diana, hanno corso come dei matti, erano esausti, però felici, è la stanchezza più bella. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!